Per il secondo grande corso mascherato di domenica 31 gennaio, nel cavò della Carnevalesca, 20 uomini per 4 giorni e 4 notti hanno preparato le 150 casse da 60 kg l'una, stracolme di cioccolata e della Perugina, che saranno messe sui 5 carri per riversare sulla folla, dalle 12 postazioni di lancio, gli 85 quintali di dolciumi destinati al getto. Il vero ed unico elemento distintivo del carnevale fanese. Accontentati quindi quelli che hanno storto un po' il naso nella prima sfilata di domenica per la pochezza del getto, ammesso che 70 quintali di cioccolatini e caramelle possano essere definiti tali, che come ha sottolineato il presidente Cecchini non è mai stato un getto ricco di cioccolata come le due ultime sfilate. Sui carri c'erano 106 casse anziché 150 e i chili di caramelle per ogni cassa erano 12 anziché 2, caricati per quelli di domenica. E poi così tanta gente non era prevista e, come dice il proverbio, spartisci ricchezza, diventa povertà. È stata una domenica da record, record veramente, perché una prima sfilata con un pubblico così numeroso, almeno che mi ricordi io, non l'abbiamo mai avuto. State tranquilli che di baci vi inonderemo. Il carnevale è bello da vedere, dolce da gustare. Domenica lo potrete di nuovo rivivere assieme a noi in una domenica stupenda, meravigliosa, magica, visto appunto le fatine delle Winx che saranno con noi sin dal mattino. Dalle 10.30 un grande villaggio dedicato ai bambini, zona ex-Agip, la sfilata di tutte le scolaresche in maschera per questa seconda domenica e poi il pomeriggio dalle 15, dopo i fatidici tre botti, inizierà la seconda grande sfilata del Carnevale di Fano. Una ricca e festosa domenica ci attende quindi, nonché dolce, visti i 90 quintali di dolciumi messi a disposizione dalla Perugina, che assieme a quelli della Dulce Oliva di Cuneo compone i 240 quintali necessari per tutte e tre le domeniche. Ospiti d'eccezione di questa seconda domenica carnevalesca sono le beniamine dei più piccoli, le Winx originali. Rilanciamo con la prossima domenica. Ci sarà anche la presenza delle fatine, che ho detto, delle Winx, che saranno fatine fortunate perché vengono nella città della fortuna, quindi questo sarà un valore aggiunto e si accompagnerà ad un getto che sarà straordinario. Come era già stato anticipato prima della prima sfilata, quindi veramente una serie di ingredienti che rendono il Carnevale di Fano unico e lo stanno facendo risalire anche nella graduatoria dei carnevali più importanti, un treno in corsa.